abbiamo scoperto che l'avrebbe presentata Pippo. E alla fine di questo evento Pippo mi fece chiamare dal suo agente, perché mi disse che stava facendo tutta una serie di provini per scoprire nuovi talenti. Io lì per lì lasciai il mio numero di telefono, ma sapevo insomma che sarebbe stata, ma una di quelle tante volte in cui magari ti dicono chiamami perché magari poi ci può essere un'opportunità di lavoro, invece la telefonata qualche giorno dopo è arrivata. E lì poi sono susseguiti una serie di provini di canto, di ballo, di immagine, anche di parola, perché insomma mi ha intervistato anche per vedere come mi muovevo davanti alle telecamere. E a distanza di un mese e mezzo ho saputo che avrei fatto fantastico insieme a Galin Giorgia, una ragazza americana che aveva selezionato, per cui così è stato. È stato scioccante, perché era un po' come entrare nel mondo dello spettacolo veramente dalla porta principale, per cui è stata un'occasione bellissima. Diciamo insomma che Pippo è stato un po' il mio talent show, ecco, io con lui ho cominciato subito. Formata, perché poi insomma ho lavorato insieme a lui per 3 anni inizialmente, che sono stati veramente molto 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 importanti. Che cosa, è una domanda un po' complessa forse da riassumere, ma quale potrebbe essere l'insegnamento più importante che ti porti da questo incontro con Pippo? Ma intanto Pippo nel lavoro è veramente unico, è un uomo che poi fra l'altro non è soltanto un grande conduttore, ma sa essere un grande regista, un autore, un organizzatore dietro le quinte, per cui io sono poi una spugna, nel senso che mi piace ovunque vada imparare, no? Anche tante cose che magari lì per lì potrebbero non essere utili, ma che invece possono sempre tornare utili. E la cosa più importante, diciamo forse il consiglio più grande che mi ha sempre dato Pippo e che poi non ho fatto fatica a portare avanti, è stato quello di rimanere sempre me stessa, cioè di non con il tempo, con il successo, con gli anni che passavano, di non cambiare mai quello che ero io come essenza. E devo dire che io, se ci penso, comunque dentro di me sono sempre quella ragazza di 20 anni degli inizi, e spero insomma, e voglio continuare così fino a quando insomma, ecco, la vita mi darà la possibilità di fare questo mestiere. Dai, è meritatissimo. Grazie. È vero, ma si sente e si vede, credo che sia questa la ragione per cui sei così amata, no? Ma io so, mi ha scritto il mio autore, che c'è stato un momento in cui tu sei stata, nonostante Pippo appunto sei stata la sua pupilla, c'è cioè una porta anche d'affetto, però sono momenti in cui ti ha rimproverato molto fermamente. Assolutamente sì, ma anche molto presto. C'era un incidente in particolare. Questa è una storia, che fra l'altro fa parte proprio del debutto, nel senso che era arrivato questo fatidico debutto della prima puntata di Fantastico. Noi prima avevamo registrato la sigla, che era Sugar Sugar, avevamo fatto 3 giorni di giro agli studi di Mentana. La sera della fine delle registrazioni, con i ragazzi del gruppo del balletto, eravamo d'accordo di fare una piccola festicciola. Io, premesso, non uscivo mai, facevo casa, lavoro, lavoro, casa. Quella sera ho detto: posso non andare alla cena di fine giro sigla, perché sembrava brutto insomma non partecipare. Partecipai, tornando indietro con la macchina, io non guidavo ma ero dietro, e abbiamo avuto un incidente. Per cui adesso ci rido, però insomma in quel momento lì è stato veramente drammatico, perché io praticamente mi sono spaccata la fronte, per cui quando poi la mattina non avevo il coraggio di chiamarlo per dirgli che mi avevano messo 20 punti sulla fronte dentro e fuori, mi ricordo che dopo 2 giorni avremmo avuto la conferenza stampa, io mi presentai con degli occhialoni enormi e un cerotto che copriva tutto quanto il livido, e mi fece una di quelle ramanzine che io non dimenticherò mai, finché vivo non me la dimenticherò mai, però me la sono meritata tutta, anche se in realtà insomma non c'era una mia responsabilità, perché mi sono trovata così mio malgrado in una situazione difficile, però aveva ragione, probabilmente avrei dovuto stare ancora più attenta, perché insomma di lì a pochissimi giorni avremmo debuttato. Quindi un vero mentore, insomma, veramente. Sì, adesso è giusto, come si fa poi, come insomma, si fa? Come io oggi sono genitore di 4 figli che ho cresciuto, ormai sono tutti grandi, però insomma,
tante volte abbiamo fatto delle piccole o grandi ramanzine, ogni tanto ci vogliono, certo. Perché insomma danno gli scossoni e poi tutto sommato ti fanno anche riflettere, no? Su tutta una serie di cose. Senti, invece c'è un altro incidente, che in realtà è un aneddoto molto divertente, che ha a che fare con un tuo balletto, una tua scarpa. La scarpa, quello non si può neanche chiamare incidente, quello è stato un momento che forse se l'avessimo organizzato non sarebbe mai venuto così bene. Io mi ricordo questa diretta, era la seconda edizione di Fantastico, la sigla tutto matto, la sigla era tutto dal vivo come i balletti, e quindi in prima puntata io parto, avevo le scarpe che chiamavano Cuccarini perché c'era il laccino incrociato, per cui insomma dovevano reggere bene, insomma. Questo laccio salta mentre io ballo, io non sapevo più come fare perché a quel punto una scarpa l'avevo lanciata e quindi stavo con un tacco sì e un tacco no, e però portai a termine il balletto, non proprio alla perfezione, ma insomma l'avevo portata a casa, come si suol dire. E quando poi finì il balletto io uscii dietro le quinte e mi misi a piangere, perché per me era un disastro, cioè l'apertura l'avevamo preparata, provata per 15 giorni di seguito, succede una roba del genere, ero veramente affranta. E invece Pippo, in una pausa, perché aveva poi presentato, non mi ricordo se subito dopo, un cantante, venne dietro le quinte e disse: bellissima, questa cosa è meravigliosa. Io che piangevo. E effettivamente però aveva ragione lui, perché il giorno dopo sui giornali si parlava solo della mia scarpa. Vedi? Sono quei piccoli incidenti che però che poi, insomma, poi fanno parlare. Il showbiz. Senti, vorrei farti vedere una foto. Sì. Una foto che ci parla di un altro aspetto della tua vita, che è il musical, il teatro, quindi un percorso che è molto importante anche tuttora, sì. No? Il tuo percorso artistico. E questo è il tuo spettacolo, Il Pianeta Proibito. Il Pianeta Proibito, sì. Allora, e tra l'altro non a caso tornerai a calcare il palco, no? Con Rapunzel. Quindi, che cosa ti ha regalato? Sì, è uno spettacolo completamente diverso, Rapunzel, rispetto a questo, no? Che poi, sì, insomma, di proibito in realtà non c'era niente, c'era solo questo numero che lasciava intendere, ma in realtà io poi ero tutta assolutamente coperta. Quello spettacolo lì è stato uno spettacolo che mi ha dato grande soddisfazione, soprattutto perché quel numero, grazie alla mia partecipazione nel Sanremo, che era di Antonella Clerici, fece il giro del mondo, perché poi girò a livello virale sui social, lo vide attraverso la truccatrice di Beyoncé, che si innamorò di questo numero e prese ispirazione per un numero che poi lei fece. Ma dai. Sì, assolutamente. Ma quindi come ha funzionato? È stato bellissimo. Truccatrice sta truccando Beyoncé. Allora, la truccatrice di Beyoncé, almeno all'epoca, era italiana. Ok. E lei vide questo numero al Festival di Sanremo e le fece vedere questo numero e disse: guarda che bella questa idea, no? Perché era la prima volta che facevamo un numero con tutta una mappatura che era in contemporanea ai movimenti del corpo, quindi era veramente di grandissimo effetto, e Beyoncé disse: bellissimo, lo voglio fare anch'io. Quindi chiamò Luca Tommasini, che era, certo, il coreografo che l'aveva realizzato. Luca non poteva in quel momento perché stava già lavorando in X Factor, e quindi lei poi lo ha fatto con professionisti, insomma in America sicuramente non mancano i grandi professionisti per poter fare numeri del genere con mezzi fra l'altro anche più importanti. Però mi piace l'idea, no, di sapere, certo, che comunque Beyoncé si è ispirata a un numero, chiaro, che è un numero nostro, un numero italiano, insomma della nostra creatività, e quindi non sempre siamo noi a copiare gli americani, ogni tanto anche gli americani copiano noi, quindi questo ci fa piacere. Assolutamente, è giusto. Invece adesso ti porto su un altro teatro, no? Questo è tutta un'altra atmosfera, parliamo del... Questa è Rapunzel. Questa è Rapunzel, certamente, ma di cui abbiamo parlato, volevo invece vedere delle foto di un teatro importante, parliamo del teatro che... Oh, l'Ariston! Il teatro di Sanremo, il teatro Ariston. Sempre con Pippo, qua. Sempre con Pippo. Vabbè, a quell'epoca li presentava tutti lui, quindi diciamo non ci si poteva sbagliare. Però qui questa foto ci fa anche parlare del fatto che tu sei una delle poche che è stata su quel palco, sia come cantante che, sì, come conduttrice, no? Quindi... Sì, in realtà Sanremo l'ho fatto un po' in tutte le salse, nel senso che l'ho fatto come conduttrice, l'ho fatto come cantante, l'ho fatto come conduttrice radiofonica un anno, l'ho fatto come giurata, l'ho fatto come super ospite con il numero di appunto del Pianeta Proibito, quindi è un palco che mette una paura
enorme, enorme. Sì, qualsiasi cosa si faccia, il teatro dell'Ariston ti toglie il fiato. Però quando sono stata su quel palco come cantante, devo dire che mi sono veramente molto divertita. Anche perché mi è capitato, io non lo so, forse capiteranno tutte a me, ma la prima sera che partecipai come cantante, io finì di cantare, ringraziai il cielo perché era andato tutto bene, c'era il mio maestro Beppe Fessicchio davanti che mi rassicurava e che mi diceva insomma che stava andando tutto bene. Finisco di cantare, quindi esco, raggiungo il ristorante, finalmente posso mangiare un bel piatto di spaghetti. Dopo mezz'ora ci richiamano e ci dicono che praticamente mezza Italia non aveva sentito il brano e che quindi dovevo ricantare. Cioè, non era mai successo nella storia del festival e proprio a me doveva capitare di cantare due volte il pezzo, e quindi per me era una iattura. Io quando sono tornata poi sulle scale del retro dell'Ariston ho incontrato Gianni Morandi che faceva: ma tutte a te capitano le fortune. Ma io non la volevo quella fortuna, perché per me era già andata benissimo così. Invece per fortuna la seconda è andata bene lo stesso e finalmente l'hanno ascoltata tutti, per cui cioè, è curioso, wow. Ci sono talmente tante cose divertenti da raccontare. Assolutamente. Ma quindi questa è insomma la sensazione dell'Ariston, quindi una grande paura ma anche grande paura che... grande secchezza delle fauci e quando devi cantare è veramente un problema, per cui ci vuole la caramellina poco prima di entrare, però un'immensa soddisfazione. Sì. Adesso ti voglio far vedere un'altra foto, e questa è un altro mondo in cui sei, ragazzi, approdata. Sono 37 anni, io non so se vi conviene, non so che ora facciamo stasera, eh. Ah, e questo è un tassello recente insomma della tua carriera, e tu hai parlato di Maria De Filippi con tanta gratitudine, tanta sincera amicizia insomma, e quindi com'è questa esperienza? Che compagno di lavoro è? Un'esperienza magnifica. Allora, io apprezzavo e amavo già moltissimo Maria come professionista, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti insomma quello che lei è capace di fare, no? Nella diversità dei programmi che presenta, nel modo di porsi con gli ospiti, con le persone con cui ha a che fare, quindi l'apprezzavo già moltissimo professionalmente. Però non vi nascondo che personalmente, quando si conosce anche come donna, è veramente unica, cioè è speciale. E io sono rimasta piacevolmente colpita, perché a parte il fatto di poter partecipare ad Amici e quindi ritornare al varietà, ritornare a fare spettacolo, ma nello stesso tempo poi lavorare anche con i giovani, che è qualcosa di bellissimo, perché quando tu hai 36-37 anni di esperienza è bello poter trasferire questa esperienza anche ai giovani, no? Perché poi sono giovani che hanno gli stessi sogni che tu avevi quando avevi 20 anni, per cui ci sono tantissimi punti di contatto, però sei anche genitore in qualche modo, quindi certo, puoi essere d'aiuto a loro. Però Maria è proprio una donna speciale per come si pone, per come è protettiva, per come è attenta, per come è delicata, per come ti lascia anche spazio, campo libero ad esprimerti, no? Quindi io sono veramente innamorata professionalmente e personalmente di Maria. Senti, hai già anticipato una domanda che ti avrei voluto fare, perché è comunque inevitabile chiederti che cosa ti chiedono i giovani, qual è il consiglio che ti senti di dare più spesso, no? Ma guarda, allora, intanto spesso si parla di questi giovani come dei nulla facenti, no? Comunque ragazzi che non hanno degli obiettivi, che non sanno bene cosa fare nella vita. Ecco, noi è chiaro che nell'ambito di Amici troviamo tutti ragazzi che hanno, certo, fortemente, no? Inseguono fortemente un sogno e hanno una grande passione. Quando hai una grande passione hai anche la voglia di lavorare tantissimo, quindi quello che io posso consigliare ai ragazzi, e poi insomma a parte qualche piccolo consiglio, anche qualche furbizia che alle volte ci vuole, no? Magari anche su come stare in scena, su come relazionarsi con il pubblico, è proprio quello di
lavorare a testa bassa, di non sentirsi mai arrivati, anche se poi ci sono le persone che magari ti chiamano per strada perché cominci ad avere un minimo di popolarità, e di cercare proprio di coltivare, no? quel sogno e quella passione fortemente, non smettere mai di essere curiosi. Bello, direi che questa davvero sono parole che poi è quello che faccio io, perché insomma io non è che abbia mai smesso, quindi... Assolutamente, tutta la vita, certo. Ma hai parlato, hai accennato spesso ai tuoi figli in questa chiacchierata, e ecco, vorrei averli qua per chiedere anche a loro, no? Che ecco, mamma sei? Che mamma sei? Ma guarda che mamma sono una mamma, mamma. Cioè non sono la tua notorietà, il tuo essere amata da tutti gli italiani, e quindi ognuno vuole un pezzettino di Lorella. Come influisce, no? Devo dire che loro l'hanno sempre vissuto come un mestiere fin da piccoli, cioè lo hanno respirato fin da piccoli. Io poi li ho sempre spesso portati con me in teatro, dietro le quinte, per cui lo hanno recepito come un mestiere come tutti gli altri. Oggi devo dire sono grandi, perché insomma Sara ha 28 anni, gemelli piccoli, i piccolini di casa hanno 22 anni, quindi immaginate un po'. E invece mi fa piacere, perché credo che siano anche molto orgogliosi. Cioè vedo che comunque sono felici di quello che io faccio, perché sanno che io amo profondamente questo lavoro, e quindi loro vivono anche un po' della mia soddisfazione. Cioè io credo che poi i nostri figli respirino ciò che noi siamo prima ancora di quello che noi diciamo loro, no? E quindi se tu riesci a farli crescere con la consapevolezza che se segui un sogno, se fai qualcosa nella vita che ti fa star bene, che ti piace, hai già risolto metà dei problemi, ecco, credo che insomma per loro possa essere un buon insegnamento. Assolutamente. Arrivo al domandone finale. Oh, perché mamma, metto la cuffia, che faccio? Il nostro autore è stato molto creativo su questa domanda finale, che dice così: immagina di spedirci una cartolina dal futuro. Tra 10 anni, dove sei, con chi sei e a fare cosa? E dove vai? Dove sei, con chi sei? Allora, io non so se questo per tutti sarà una grande felicità, ma spero comunque ancora di poter lavorare. Non so se in televisione, ma sicuramente su delle belle tavole di palcoscenico, perché io non so quanti anni ancora sarà possibile fare televisione, ma sicuramente abbiamo dei campioni in teatro che hanno veramente fatto spettacoli anche fino a 80-85 anni, per cui penso che il futuro possa darmi ancora grandi grandi soddisfazioni. Mi auguro di essere nonna in 10 anni, forse ce la facciamo, perché vorrei essere una nonna, che ce la fa, ecco, una nonna che si possa godere i propri nipoti e che non arrivi proprio dal momento in cui non ci sono più energie, anche se insomma sarà difficile che io le perda nei prossimi 10 anni. E poi dove, con chi, non lo so, vedremo, insomma è bello anche scoprirlo vivendo, no? Assolutamente. Grazie mille Lorella Cucarini, un grandissimo applauso.